in Coppa Italia. Esatto, sì. Quindi perdendo in casa 2-1 e vincendo 2-1 a Tivoli, poi se non Doppio 2 a sbaglio. 1. Quindi sarà un match interessante dove il Civitavecchia non lascerà nulla di intentato verso quell'obiettivo che credo che sia il principale obiettivo che possa raggiungere il Civitavecchia per sperare in una situazione finale che abbia dei risultati interessanti. In Civitavecchia che a me personalmente, se ricordi, l'avevo dato tra le squadre che sarebbero state protagoniste, tutto sommato lo è perché siamo lì a 24 punti, a 3 punti dalla coppia Unipopezia Cimini, che sono le prime due squadre che seguono il terzetto all'inseguimento del Real Monterotondo, quindi comunque è una parte nobile della classifica medio-alta, però sicuramente al sottoscritto avevano illuso certi risultati del Civitavecchia. E allora noi ripartiamo con i collegamenti, rimaniamo sempre sul girone A perché andiamo a ricontattare Alessandro Bastianelli per Montespaccato, Vigor per Conti. Vediamo se ci sono state delle novità in questo primo quarto d'ora di gioco. Aspettiamo Alessandro Bastianelli che risponderà e poi potrà darci tutte le Sì. risposte. Vai Alessandro. Sì, minuto numero 11 qui al Dolpino Pugliesi, è ancora 0-0 il punteggio fra le due squadre. Adesso una punizione pericolosa calciata da De Marco, su cui però nessuno è riuscito ad arrivare in area. Una bella punizione pericolosa calciata dal destro dell'ex Red Bull Montrotondo Boreale Sancesaro, che non ha trovato l'incrocio con nessuna testa o piede in maglia bianca. Squadre in campo con maglietta bianca il Montespaccato, classica divisa blaugrana, rosso giù a strisce per la Vigor per Conti, ora perde palla sulla destra, prova ad imboccare De Marco Vitale, non ci riesce, il pallone è troppo lungo e viene così recuperato da Trinchera, che lo rimette in gioco direttamente di prima con il piedone destro, non trovando compagni. Palla che scivola lungo l'out di sinistra, lo cattura Tabascio, oggi tornato titolare stante l'infortunio di Pesarin, evento che ha costretto anche mister Ferrazzoni a fare di nuovo la conta, il gioco degli under, mettendone uno in più in avanti, ossia Pablo Vitali al posto di Colasanti e di Dominici, che sono venuti in panchina. Ma adesso sale la squadra di Pino Ferrazzoni, pallone dietro per Belardo, Belardo prova, Trinchera mette in angolo, bravissimo il portiere della Vigor per Conti, che ha chiuso in uscita sull'inserimento dell'ex Romula, che ha tagliato benissimo in area di rigore. Occasione per il Montespaccato, che sta crescendo nel passare di minuti, ora un angolo per la squadra di Fabrizio Ferrazzoli, non di Pino Chiatopegna. Ho nominato il Ferrazzoli sbagliato poco fa, angolo battuto velocemente verso Bernardi, Bernardi va dentro di prima sul suggerimento di De Marco, la palla respinta in rimessa laterale ancora per il Montespaccato, che la gioca velocemente, sempre nel breve De Marco cerca di combinare con un compagno, allontana la Vigor, bravi invece di Bellinati a far ripartire subito il gioco. Si vola in contropiede, i Blaugrana provano a muoversi, bella discesa di Jacoponi, palla per lui sulla sinistra, al centro c'è Gallani, Jacoponi salta l'uomo, Jacoponi dentro! Rete! Gol della Vigor per Conti! Ha segnato la squadra di Francesco Bellinati, che è andata in gol con il proprio numero 11, il russo. Una bellissima azione in contropiede, quella della Vigor per Conti, imbastita proprio dal numero 11 in contropiede, che si è rivolto a Jacoponi, largo sulla sinistra. Ha saltato l'uomo l'ex Urbedevere Jacoponi, l'ha rimessa dentro, dove il russo ha fatto gol 1-0, quindi per gli ospiti. Tutto ciò al minuto numero 13, davvero un contropiede esemplare, quello della Vigor per Conti, che ha trovato così il gol del vantaggio al proprio primo tiro in porta. Ma davvero grandissimi complimenti alla squadra di Francesco Bellinati, che con un contropiede magistrale, orchestrato dall'ex Tordipinto russo, dall'ex Urbedevere e Ostia Mare Jacoponi, due giovani davvero dalle belle speranze che la Vigor per Conti sarà brava a prendere, ha orchestrato un contropiede davvero fantastico che ha portato il risultato ora sull'1-0 per la Vigor. Ma Montespaccato, che vuole reagire subito, si riporta in avanti con Bernardi, subisce fallo davanti alla panchina di Francesco Bellinati, quindi punizione per la squadra di casa. Spacca velocemente, Belardo allarga il gioco sulla sinistra, c'è De Marco che si propone, vuole tagliare al centro, qui c'è più linea possibile, il pallone dentro respinto dalla Vigor, contatto in area, a terra gli occhi, ma si prosegue per la regola del vantaggio. Riparte ancora Jacoponi, che la mette fuori, gioco che si ferma quindi per l'infortunio corsa di Jozzi, che si è probabilmente scontrato contro il giocatore del Montespaccato, non ho visto malizia lì in mezzo all'area di rigore. Ritorniamo però a poco fa alla bella azione di contropiede che ha portato al vantaggio della squadra ospite, un angolo per il Montespaccato sembrava presagire tutt'altro, poi una serie di batti di rimpalli in area di Vigor per Conti hanno portato Jacoponi a scappare
sulla sinistra insieme a Russo, l'appoggio di Russo per Jacoponi, è stato bravissimo il numero 10 a metterla dentro l'area di rigore e ritrovare ancora Russo che ha firmato così il gol del vantaggio. Tutto apposta adesso per Marco Igliozzi, che si è rialzato e che quindi può tornare a proseguire la propria gara, mentre Stancato che restituirà il pallone. Io che vi ricedo la linea la stessa maniera di come sta facendo il terzino del Monte Spaccato verso Trinchera. Monte Spaccato 0, rigore per Conti 1 al minuto numero 15, assegnato Russo. E allora si segna poco, però almeno c'è un gol importantissimo in questo girone. C'è il vantaggio delle Retum al sesto minuto. Trinci ha portato in vantaggio il Retum Monterotondo sul campo della Polisportiva Cimini, a dimostrazione del momento no della Cimini e del buon momento delle Retum Monterotondo. Eh sì, perché con questa con questo gol il Retum si porta a 34 punti, a solo un punto di distanza dal Real Monterotondo Scalo, che è impegnato in casa contro la Virtus Nettuno. Noi cambiamo girone, andiamo da Alessandro Natali e andiamo a sentire cosa ha da dire per Atletico Lodigiani Pagliano. Sì. Vai Alessandro. Sì, sedicesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, quel Francesca Gianni, sempre 0-0 ovviamente il risultato tra Atletico Lodigiani e Città di Pagliano, prima giornata del girone di ritorno. Ricordiamo che all'andata ha vinto 4-2 la formazione di Francesco Russo, sia il Città di Pagliano, e al terzo minuto tiro debole centrale da parte di Cartocci dal limite dell'area, parato senza problemi da Esposito, poi al quinto punto personale di Fatti, terminato con un piede di mezzo da un tiro a un cross, facile l'intervento da parte di Galassi, poi al settimo minuto azione personale di Simone Demofonti, fermato il limite dell'area di rigore al momento del tiro. Poi l'azione è proseguita, la formazione di casa ha guadagnato un calcio d'angolo che non ha avuto nessun esito. Poi al nono D'Urso per Marco Demofonti, tiro respinto dal portiere ospite, molto bravo nella circostanza. Un minuto dopo occasione per il Pagliano con Fatti che calcia fuori da buona posizione. E ora c'è un calcio di punizione in favore dell'Atletico Lodigiani, seguiamolo in diretta prima di restituire la linea allo studio. La palla ora per Starrocco, ancora il numero 21 della formazione allenata da Marco Di Rocco, la palla per Simone Demofonti che viene fermato dai giocatori in maglia rossa del Città di Pagliano, in completo rosso la formazione allenata da Francesco Russo, maglia, calzoncini e calzettoni rossi, completamente bianca invece la tenuta della compagine di casa, allenata da Marco Di Rocco, rimessa laterale in favore proprio della formazione ospite, da indicazioni dei propri giocatori il tecnico della formazione ospite Francesco Russo, rimessa laterale che sta per essere battuta proprio dalla sua squadra. L'intervento da parte di Guidotti a anticipare un avversario, ancora però il Città di Pagliano in possesso palla, salta di testa, attacca di testa Farrocco, anticipare Sazzi, riparte l'Atletico Lodigiani col pallone Simone Demofonti, troviamo questa azione d'attacco della formazione di casa, la palla per da Simone a Marco Demofonti, troppo lungo il passaggio, la palla termina direttamente in fallo laterale. Io allora restituisco la linea allo studio, 0-0 quando siamo giunti al 20° minuto del primo tempo, ovviamente 0-0 il risultato, però attenzione perché prova ad attaccare la formazione del Città di Pagliano con Matozzo per Ranucci, non ci arriva Ranucci, la palla termina fuori dal rettangolo verde, allora in linea allo studio. Grazie ad Alessandro Natali, c'è stato il 2-1 della Cinzia sulla Ranova, quindi rimonta completata per quanto riguarda la squadra di Genzano. Al 20° minuto ha segnato Silvagni, quindi 2-1 per la Cinzia dopo il vantaggio iniziale della Ranova da parte di Mastro Mattei. Sono andati in gol prima Muriel e poi Silvagni. E allora vediamo, andiamo da Bruno Bellucci, vediamo se
Ci sono aggiornamenti invece per quanto riguarda la promozione dal campo Montefiore di Rocca Priora, dove ricordiamo si stanno sfidando Rocca Priora e Monte San Giovanni Campano, campione d'inverno del girone della promozione. Pronto? Vai Bruno. Siamo qui giunti intorno al 20° del primo tempo e all'ottavo c'è stato un episodio che poteva cambiare le sorti di questo 0-0 che ancora vige qui al Montefiore. Un'azione prolungata, testarda, insistente, precisa di Alauca, del centravanti Alauca, veniva interrotta con un netto fallo in area di rigore di Ettore Di Gara che concedeva il penalty. Sul dischetto si presentava lo stesso Alauca, ma il tiro veniva intercettato dal numero uno del Monte San Giovanni Campano, che compiva un'autentica prodezza, staffilata di Alauca non particolarmente angolata e prodezza del portiere del Monte San Giovanni Campano. E dunque ancora 0-0 qui al Montefiore, ma diciamo che sta giocando molto meglio la squadra di casa, che sembra effettivamente avere una marcia in più nei confronti degli avversari. Ricordiamo anche che si sta disputando la prima di ritorno, dunque giro di boa del campionato di promozione, girone D. Evidentemente, insomma, la sosta ha inciso un pochino sulle gambe dei ragazzi ospiti. Pallone ancora in avanti su Lunardini, che cerca in profondità Bacchi, che va al cross, ma nel momento in cui effettuava il cross si alzava la bandiera dell'assistente a segnalare la posizione di fuorigioco. Dunque, 22° del primo tempo, risultato 0-0 ed in linea che può tornare allo studio. Grazie a Bruno Bellucci. Ci sono Sì, stati vai, vai. dei gol in eccellenza girone B, il vantaggio esterno del Palestrina sul campo del Visse Sezze, il gol al 13° di Renzi, in promozione girone C, il doppio vantaggio del Terracina sul Real Morandi al 10° di Giovanni, al 22° Lesci. Due che sanno come si va in gol. Mi ricordo di Jesci che, se non ricordo male, alla terza giornata segnò 4 gol alla Polisportiva De Rossi. Poi Luca Di Giovanni non lo dobbiamo presentare certo noi. Tra l'altro con Daniele Di Giovanni, il fratello, i due giocavano a Tivoli in questo campionato. Poi uno è andato al Terracina, un altro è andato al Campus Eur. E allora ci andiamo anche noi al Campus Eur, perché andiamo a contattare Erasmo Lombardi proprio per la partita tra il Gaeta e il Campus Eur. Abbiamo già parlato di questo incontro, vediamo se Erasmo Lombardi può dare altri aggiornamenti oltre a quelli che ci ha dato nel suo precedente collegamento, gara che Autiero mette ancora un pallone. È proprio qui probabilmente che il Gaeta non riesce a gestire bene il pallone. Supremazia a centrocampo che però non si concretizza in una misura corretta dei palloni per gli attaccanti, che spesso vedono sfilare davanti ai loro occhi la palla ma non riescono a intervenire perché troppo fuori misura i suggerimenti dei centrocampisti. 21 minuti, quasi 22 di questo primo tempo, 0-0 a Gaeta, tra Gaeta e Campus Eur. Gaeta che tiene saldamente in mano le redini della gara, ma si è reso pericoloso finora soltanto una volta, al 15° con il tiro di Jeremy Emma terminato di poco a lato per il Campus Eur. Un calcio di punizione invece di Gamboni parato dal portiere Viscusi, e quanto il nostro tabellino, il nostro score ha registrato finora in questo primo quarto di gara. Adesso può ripartire il Gaeta, lascia un po' di spazio il Campus Eur per una rapida ripartenza dei biancorossi con Emma sulla sinistra, Emma morbido per Marciano, bello l'assist, Simonetti dentro per Garcia che non ci arriva davvero per pochi centimetri, con la porta spalancata è andato in scivolata Sergi Garcia, il centravanti spagnolo del Gaeta, neoacquisto. E ha fallito il gol davvero di un nulla, con un Campus Eur totalmente preso alla sprovvista da questa velocissima ripartenza dei biancorossi. E questo è chiaramente un errore sul piano tattico che non deve fare la squadra romana, perché è chiaro che lasciare spazio a questi calciatori può essere davvero micidiale. Il Campus si è fatto prendere troppo alto stavolta sulla linea difensiva, intanto l'errore del difensore che quasi favorisce Simonetti, che poteva trovarsi solo davanti al portiere, che invece è stato bravissimo ad accorciare la distanza con grande velocità e a impedire il tiro in porta.
adesso comincia a farsi vedere in maniera più insistente il Gaeta, grandissima giocata di Gennaro Vitale a centrocampo, questa è una cosa che poco a che fare con l'eccellenza, poi prova il tiro Jeremy Emma che colpisce ancora male, ma adesso la bilancia comincia a spostarsi sicuramente dalla parte dei biancorossi, che quanto a pressione, a qualità delle giocate, forse adesso meriterebbero